Non andare! Non ci devi andare da lei! Non ci andare? Non andare, ma che minchia dici? Lei ci sta facendo del male, lo hai capito? Ci vuole separare, Giorgio. No, ma non è così. Ascoltami, Giuseppe. Abbiamo già sbagliato una volta. E che cosa è successo? Abbiamo seminato solo infelicità. Proprio per questo. Perché abbiamo proprio sbagliato una volta. Perché abbiamo permesso a quel romano di entrare nella nostra vita, mentre noi lo dovevamo buttare fuori subito. Così lui oggi sarebbe vivo. Suo padre non verrebbe qui a tormentarsi, a tormentarci la vita. Io a Caterina non la lascio. Io non riesco più a vivere in quella casa piena di ricordi, piena di rimorsi. Io mi sento come se avessi ripreso la vita dove l'avevo lasciata prima dell'incidente. Tu te lo ricordi che cosa ci eravamo promesse noi due? Cercare nostro padre. E tu ora te ne vuoi andare via? Giuseppe, nostro padre è morto. L'abbiamo sempre saputo, è solo che non siamo mai riusciti a dircelo. E io? Io non conto più ora. Io non ti servo più a niente. Ma che dici? Non è così, Giuseppe. Tu sei mio fratello. Tu sei mio fratello. Allora, che ci vai a fare? A Torino, ma a fare che? La Fiat ha ridato il posto a Caterina. Inizia il mese prossimo. Abbiamo già una casa lì e io ho fatto domanda come operaio. È arrivato il momento di separarci, Giuseppe. Questo non accadrà mai. Mai.